L'anno 2014, il giorno 22 del mese di febbraio, in Roma, nel Palazzo del Quirinale, nelle mani del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ai sensi dell'articolo 93 della Costituzione, prestano giuramento il dottor Matteo Renzi, Presidente del Consiglio dei Ministri. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi, e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. Grazie Presidente. L'onorevole avvocato Maria Elena Boschi, ministro senza portafoglio. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. Grazie Presidente. Grazie Presidente. L'onorevole dottoressa Maria Anna Madia, ministro senza portafoglio. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. La dottoressa Maria Carmela Lanzetta, ministro senza portafoglio. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. L'onorevole dottoressa Federica Mogherini, ministro degli Affari Esteri. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. L'onorevole avvocato Angelino Alfano, ministro dell'Interno. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione.
L'onorevole Andrea Orlando, ministro della Giustizia. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. La senatrice dottoressa Roberta Pinotti, ministro della Difesa. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. La dottoressa Federica Guidi, ministro dello Sviluppo Economico. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione, le leggi, di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. Il dottor Maurizio Martina, ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. Il dottor Gianluca Galletti, ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. L'onorevole dottor Maurizio Lupi, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. Il signor Giuliano Poletti, ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. Presidente, parevo del nostro medico. La senatrice professoressa Stefania Giannini, ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi ed esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. L'onorevole avvocato Dario Franceschini, ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. Ci fa presto. No, solo parlo. Non credo mica. L'onorevole Beatrice Lorenzin, ministro della Salute. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. Del giuramento del Presidente del Consiglio e dei Ministri, prestato oggi 22 febbraio 2014 in Roma nel Palazzo del Quirinale, nelle mani del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, sono stati redatti distinti verbali firmati dai giuranti, dal Presidente della Repubblica e dai testimoni.